Siete tutti di Torbole? Io sono nato lì, guarda, vedi dove c'è quella finestra lì? Quella lì? Ecco, io sono nato in quella casa lì. E per cui io da bambino venivo a giocare qui, non erano così, allora erano giardini. Prato era, insomma. Si giocava qua, poi avevamo un campo di calcio dove andavamo a giocare noi al pallone. Perché qui allora c'erano, in questa zona c'erano come minimo 30 bambini. Adesso non ce ne sono più, perché la gente si è trasferita. Chi abita in Strada Granda da voi? Ecco, una volta non esisteva la Strada Granda, c'era solo campagna. Per cui queste case erano piene di bambini e di famiglie. Ma che tu abiti in Strada Granda? E qui com'era il posto? Com'è cambiato negli anni? È cambiato tantissimo, perché ormai non c'è più quasi nessuno. Tante case sono svuotate, le hanno affittate ai turisti e tanti giovani di Torbole non riuscivano a comprare qui la casa perché era troppo cara, sono andati ad abitare magari ad Arco o a Dro o a Bolognano. E allora, svuotandosi delle persone giovani, anche i bambini sono diventati molto meno, insomma. Anche perché poi questo non è che inviti molto a giocare. No? Quando c'era il prato era un discorso, adesso con il cemento e il porfido è facile farsi male, così. Qui praticamente le case erano queste, qui però c'erano quattro aiuole proprio solo di prato, per cui c'erano dei cespugli, si giocava a nascondino, si giocava a bandiera, si giocava a non so. Sì, beh, a darsela che chiamavamo noi. Qui la sera dopo cena, dopo le sette c'era sempre, fino alle nove, nove e mezzo, perché poi si andava a dormire, c'era sempre pieno di bambini. Bambini, solo bambini, delle bambine non le lasciavano tanto giocare con noi, insomma. Ma era bello, no? Il rumore dei bambini e dei uccellini dà fastidio, il rumore delle macchine, insomma, non tanto quello dei bambini, ecco. Adesso sente il rumore delle moto, delle macchine, dei camion, troppo. I rumori da piccolo, allora, chiaro, quello degli uccellini, quello dei bambini, e soprattutto delle donne che si parlavano dalle finestre, allora non c'era il telefono. Se c'era qualcuno magari che da questa casa aveva bisogno di una cipolla, magari chiamava o lì o chiamava là. Allora si parlavano, sì, vengo a prenderla, poi la restituivano il giorno dopo, no? Uno un po' di burro, due uova, una cipolla, un po' di farina. Cioè qui macchine allora non ce n'erano praticamente. Qui. In questa piazza non c'era nessuna macchina parcheggiata. Anche perché non c'era nessuno che aveva la macchina. Ma cosa facevi a scuola? Scuola facevo quello, penso, quello che stai facendo tu adesso. E cosa? Matematica, italiano, geografia, la storia, l'educazione civica, che adesso credo che non li insegnino più. Ah no, andavamo anche il pomeriggio a scuola, sì. E anche il sabato mattina si andava a scuola. Magari anche me sapevo. Allora, c'è la Santa Pasqua, vero? Fra un po' di giorni. Ecco, la domenica prima è la Domenica delle Palme. La Domenica delle Palme da noi si andava, penso, un po' dappertutto, a messa qui da noi con il ramuscello d'ulivo. So, giusto? Lo so. Vero? Sì, ecco, anche adesso. Però a Torbole non andavano solo con un ramuscello d'ulivo. Sul ramuscello d'ulivo mettevano una colombina, esatto. Le fanno di carta. Io voglio farvi vedere come si fa fare le colombine come facevamo tanti anni fa. Cerchiamo di scoprire come si facevano le colombine. Sì. Dai. Certo, io fermo. Prendo un po' di questi. Allora, io vi faccio vedere come si fa da questo. Arrivare a qui. Tiri fuori il bianco. Va bene, ecco. Beh, quello lì. Sapete cos'è questo? È un ramo di fico. Ecco, questo, ma vedi che qua c'è ancora, ce n'è uno piccolino, deve svilupparsi, deve crescere, no? Allora, dobbiamo cercare un ramo di fico che ha, questi sono i nodi, giusto? Vedete che sono come con i nodi un po' come il bambù. Con i nodi un po' lontani, no? Allora, per cui dobbiamo tagliarli. Ma
quella cosa che c'è dentro si mangia? No, quello è il midollo, praticamente. Poi bisogna prendere, io ho preparato di questi bastoncini, no? Un bastoncino che ha la misura del midollo, no? Pesa poco questo. Attenzione, questo midollo. Dove è andato? Dove è andato? Ecco, questo è il midollo del fico. Me lo puoi regalare? Ecco, attenzione. Questo. Ne abbiamo tre pezzettini. Sì. Allora vediamo. Di rame, sì. Prendiamo un pezzo così. Sì. Lo pieghiamo. Cosa sono queste? Queste le ali. E poi ne prendiamo uno, teniamo, facciamo le zampette, giusto? Così. Adesso. Che complicato. Non è complicato, C'è un ragno. Legarle. C'è un ragno? Ho preso nell'orto, sai. Che bello. Non tanto tempo fa. Allora, facciamo il becco. Facciamo le ali. E facciamo la coda. Facciamo gli occhietti. Questa era una colombina che noi mettevamo sul ramo di fico per andare alla messa. Ma di fico o di ulivo? Ma ne possiamo fare questo una è testa? Proviamo a farlo. Io non voglio farlo. Proviamo, dai, allora.